Salve ragazzi, benvenuto al corso Pieno di Luzzo. Oggi 26 novembre, c'ho il decalogo dei 10 consigli utili per come sedurre un uomo. La premessa importante è che sappiate che il presupposto di ogni consiglio utile per sedurre un uomo sta nel fatto che è insito nella natura umana che ci sia una parte di noi che è parte narcisistica. Quindi datevi a leggere poi cos'è il narcisismo. Quindi da questo si parte poi il fatto che questi sono consigli utili. Il primo consiglio utile è per approcciare al proprio uomo scelto e porre osservazioni sulla persona, essere attirati dal suo modo di vestire, dai capi scelti, dal tipo di scarpe alla camicia o alla giacca, e da quello intrecciarsi un dialogo di una cosa che piace anche a te, insomma, che ci rivedi qualcosa anche di tuo. Secondo consiglio utile per l'approccio verso l'uomo è quello di cadere verso le sue braccia con disinvoltura, come se si approccia a una persona che magari è un proprio vecchio conoscente, proprio caro, una persona che si conosce da tanto tempo e che non si vede. E poi nella relazione, nel dialogo, naturalmente si potrà vedere, logicamente nel dialogo, che magari è solo una somiglianza, questo è la cosa, quindi apparirà buffa e si passerà quindi magari a un bancone di un bar a scambiarsi reciprocamente un tè, se lo è del tè o del caffè. L'altra cosa, oppure un altro, il terzo consiglio utile è quello di farlo attraverso lo smarrimento. Far vedersi nelle vicinanze del partner scelto lo smarrimento verso un oggetto prezioso, che può essere il telefono, le chiavi della macchina o quant'altro, insomma, ecco. Questo in modo tale che poi sensibilizzi la persona scelta di vicina per in qualche modo coinvolgerla nel proprio stato emotivo. Quarto consiglio utile: mettersi in gioco con una serie di sguardi verso la persona scelta, non ossessivi, ma fatti sempre con nonchalance, con tranquillità, eppure quindi con lo sguardo, l'incrocio degli occhi e magari regalando dei semplici sorrisi, in modo tale da essere talmente empatici da creare un filo comunicativo attraverso la gestualità del proprio corpo o del proprio viso. Quinto consiglio utile è quello, diciamo, di dimostrare tristezza, cioè magari far vedere che c'è una perdita della vostra cara persona, o comunque che sta male, e magari mostrarsi triste, velatamente, quindi dispiaciuta per un qualcosa, in maniera magari che può essere vocale, oppure magari può essere il suo con la gestualità del corpo, toccandosi la fronte o quantando, o comunque sia gesticolando come faccio adesso io con le mani, porca paletta, non so come si può fare. Queste cose qui, sempre magari questa cosa qua manifestando il proprio essere affranti, da quello magari vedere se si riesce a coinvolgere la persona. Poi ci sono gli altri 5 consigli utili che hanno un filo conduttore a livello psicologico. Allora, innanzitutto, chi sono? Il sesto consiglio utile è non mostrare mai insicurezza alla persona che si sta facendo un flirt, costruendo o comunque sia un ponte emotivo, perché rovinerebbe le aspettative. Settimo è dare sempre l'impressione di apprezzare quello che la persona pone ai vostri occhi. Parla di calcio, siete interessati, ma parlami di questo. Ponendo sempre delle frasi che pongono che finiscono con un punto interrogativo, in modo tale che intercalate con lui sempre una serie di risposte e vi parla in continuo, perché in questa maniera qui date delle sicurezze, date dell'interesse o quant'altro. Ottavo consiglio: cercare sempre di tenere lo sguardo fisso verso la persona, verso gli occhi della stessa persona che state guardando, mai verso terra, mai verso là, mai verso il cielo. Non guardatevi il cellulare, non guardatevi l'orologio, perché mostra ansia, irrequietudine, quello magari lui lo avverte a livello inconscio. Questo non va bene, perché è distruttivo nella relazione. Nono, manifestare ciò che si sta facendo assoluta tranquillità e pacatezza, risolutezza, concretezza in quello che volete fare. Ultimo consiglio utile, il decimo: cercare nella costruzione del dialogo mai di essere
prolissi, ma meglio interporre delle pause brevi quando non si sa cosa si dire o quando ci si incanala su un discorso che si va troppo sul lungo, e fare concetti quindi corti, in modo tale con lo scopo di far parlare l'altro, perché ricordate bene che, come ho detto all'inizio del video, siamo tutti un po' narcisi, quindi per conquistare l'altro è l'altro che vuole essere ascoltato, perché tutti vogliamo essere ascoltati, e magari in un luogo pubblico una persona non aspetta magari di avere quella persona che gli pone l'orecchio di fronte al suo viso, che dice: dai, raccontami quello che non va, raccontami la tua passata, com'è passata la giornata, che fai di bello, perché uno vuole manifestare ciò che fa per vivere con meno stress la propria quotidianità, e da lì vedere l'ascolto. Quindi da parte vostra ci deve essere una parte che è quello di parlare poco, naturalmente, cercate di creare un ponte. Normalmente più saprete, questo punto è il più importante, più saprete ascoltare, più avrete conquistato dalla parte del vostro uomo scelto un pezzo del suo cuore, e ve lo dico a pieno titolo che questo vi accadrà se ascoltate i nostri consigli. Vi aspetto numerosi al prossimo video, che vi stupirà. Naturalmente, se avete poi voi altri consigli utili per la vostra vita, siamo a Senigallia, naturalmente, e se vi va male portatelo nel metro cubo, sotterratelo lì e dite: finché non sarai mio marito, io ti lascio marcire qua nel metro cubo della Spumonte. Fatelo voi, ragazzi. Ciao, arrivederci.